Benvenuti ragazzi al solito appuntamento quotidiano. Ricordatevi, se siete interessati a pormi una domanda, potete mandare un messaggio utilizzando il bottoncino via messaggio presente direttamente sulla mia pagina e io, se possibile, vi risponderò. Ciao ragazzi e bentornati. Oggi vi voglio parlare di una questione, o meglio una riflessione particolare che c'è stata sul gruppo Biomeccanica The Resistance Training. Questo gruppo che io ritengo veramente molto interessante, appunto sollevato questa riflessione che riguarda le exa-rotazioni. Tante volte, troppe volte, ho a che fare o mi arrivano messaggi di ragazzi che mi dicono: ho fastidio alla spalla, sto facendo quintali di exa-rotazioni, il problema è la spalla non va via. Allora, c'è da dire una cosa. Le exa-rotazioni non risolvono tutti i problemi, le risolvono solamente una parte, a volte non le risolvono nemmeno, a volte possono avere anche degli effetti che sono più negativi che positivi. Ok, vi faccio un esempio: una persona con le spalle fortemente anteposte, quindi per esempio con un piccolo pettorale corto, corto, corto che mi inclina la spalla avanti, può fare quante extra rotazioni a delle vuole, può farne tutto il giorno, tutta la notte, farne 8500 serie, a cedimento, non a cedimento, forza, carico sul massimale, resistenza. Non risolve il problema, perché il problema non riguarda l'extra rotazione dell'omero, il problema riguarda l'inclinazione avanti della scapola. Quindi la cosa deve essere sempre contestualizzata. Non è che ormai la spalla vada a fare l'extra rotazione, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi, oltre a questo tipo di riflessione, voglio andare a farvi riflettere su due problemi che ci possono essere se io vado a produrre un accorciamento cronico della componente di extra rotazione dell'omero. Va bene? Se io vado ad accorciare in modo cronico questo tipo di tessuti, posso avere come primo problema una alterazione del ritmo scapolo-omerale. Quindi succede che, per esempio, quando il piccolo rotondo è troppo accorciato e io vado a portare il braccio in elevazione, la scapola tende ad iniziare quella che è la sua, diciamo, rotazione in questo senso molto prima rispetto al normale, e nel punto in cui la muscolatura che tiene la scapola vicino alla spina dorsale ha smesso di allungarsi, è logico che anche l'omero smette di andare in alto. Quindi sostanzialmente in questo caso l'elevazione non sarà limitata da problemi come per esempio il pettorale o il piccolo pettorale, ma sarà limitata anche dalla cuffia dei rotatori che tende ad essere troppo rigida. Ok? Un altro esempio che io ho vissuto in prima persona è che un accorciamento cronico può portare ad una rigidità della capsula posteriore della spalla. Quindi avvertire un fastidio che può essere scambiato per impingement, che però di impingement ha ben poco. O meglio, non è impingement vero e proprio. Infatti è sufficiente rilassare un attimo la capsula posteriore con determinati esercizi, via dicendo, e il problema tende a sparire. Quindi, come vedete, non è che rinforzare gli extra rotatori fa bene sempre. Questi sono due effetti negativi che ci possono essere, quindi l'equilibrio sta nel mezzo, sta nel ritrovare la giusta causa, nell'assegnare i corretti esercizi e mantenere sempre un buon grado di elasticità anche della cuffia dei rotatori.